Antonio D'Amore, dirigente della questura di Foggia, è l'esempio del poliziotto che vive la sua missione a fianco a chi ha bisogno. Responsabile del Codice Rosso, ha donato il suo apporto prezioso ad indagini complicate, difficili, anche scomode, su omicidi e reati, con al centro le violenze e i danni delle donne. È la polizia tra la gente, essere vicino alle persone che soffrono, che si trovano in determinate situazioni. E questo che mi ha spinto a fare sempre il mio lavoro in questo modo. Non per stare magari in vista, ma proprio perché mi sentivo di poter condividere lo stesso dolore. Nell'ultimo giorno in questura, da domani sarà a pensione, i suoi colleghi e amici, gli ex dirigenti di ufficio della squadra mobile, lo hanno salutato. È stato un esempio di professionalità, di impegno, di amore. Io dicevo che a volte il cognome, no? Nome e nome, cioè nome e nome, e cioè l'impegno con la passione. E ha lasciato sicuramente un'impronta importante per la sua, il suo attaccamento, la sua dedizione, la sua signorilità nell'approcciare veramente anche situazioni molto molto delicate dal punto di vista investigativo. L'eredità di D'Amore passa a chi saprà farsi carico di guidare il Codice Rosso, conservando la rete territoriale di intervento creata negli ultimi decenni.